Buongiorno a tutti, ci troviamo a Magenta, città metropolitana di Milano, per una importante e particolare esposizione a cura di due gruppi di lettura a Magenta. La parte bella, interessante, suggestiva, e pensiamo che possa essere un esempio anche per altri, è il fatto di una mostra all'aperto in questa galleria adiacente a Piazza Liberazione a Magenta. Siamo in compagnia di Luisella Versetti per il gruppo di lettura Librando Bevendo. Ci puoi illustrare brevemente? Certo, allora i due gruppi di Magenta, Librando Bevendo e Rosso Magenta, in occasione del 700° anniversario della morte di Dante, hanno voluto celebrarlo, per cui noi pubblichiamo ogni giorno sulle pagine dei gruppi una parola tratta dalla commedia, quella parola che viene pubblicata dall'Accademia della Crusta per 365, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre. Quindi noi ogni giorno pubblichiamo una parola abbinandola ad un'immagine, che può essere un'immagine legata al canto, legata all'evento di cui si parla, oppure a volte anche di fantasia o un quadro di un pittore famoso. Lascio la parola a Piera Marini, che ci darà qualche esempio di parola pubblicata. Beh, esempio di parola pubblicata. Noi abbiamo preso, abbiamo scelto delle parole che l'Accademia della Crusca pubblica tutti i giorni e le abbiamo abbinate in modo che abbiano delle similitudini fra di loro, e abbiamo fatto i cartelloni proprio con le due parole abbinate. Ecco qua, investiarsi, imborgarsi, che hanno tutte e due simboleggiano l'entrare in qualche cosa, l'entrare in un modo di essere bestiale, e l'entrare anche in una città, in un borgo. Ecco, e un po' tutte sono su questa falsa riga. Quello che siamo riusciti a fare è qui da vedere, cioè voglio dire, non sarà tantissimo, però è l'unica cosa che è stata fatta a Magenta su Dante. Ci portate a incuriosirci sulla figura del sommo poeta? Se posso chiedere a Luisella anche su questo, che mi aveva colpito particolarmente, anche delle sorte di neologismi ci insegna Dante. Sì, perché Dante, soprattutto nel Paradiso, utilizza molti neologismi. Allora, il primo è transumanare, andare al di là dell'umano, che riguarda la sua esperienza personale, perché sappiamo che Dante nella commedia era vivo, quindi entra in un mondo che è l'aldilà, per cui rappresenta anche il suo essere al di là della vita. Infuturarsi è un altro esempio di parole, neologismi, come imborgarsi. Tintin e Cricchi sono voci onomatopeiche che lui utilizza, soprattutto ad esempio in Cricchi, che siamo nel lago del Cocito, nell'estremo inferno, quindi è un lago ghiacciato, per rappresentare il rumore del ghiaccio che si spezza. Cricchi lo rappresenta, e Tintin invece rappresenta il rumore di una ruota dentata, che è la ruota degli angeli, per cui io penso che sia veramente pazzesca. Poi ci sono alcune parole che sono entrate nell'uso comune, ti sottolineo degno di nota, perché degno di nota lo utilizziamo tutti i giorni, e in realtà fu utilizzato in questo canto da Dante, che qui dice: dimmi se c'è qualcuno che è degno di nota, cioè che è degno di interesse, oppure senza infamia, senza lodo, che è riferito al girone degli ignavi. E qua dice: l'anima è triste di coloro che vissero senza infamia e senza lodo, cioè senza, diciamo, diniego e senza lode, perché erano persone che nella vita non hanno scelto. Quindi questa mostra ci aiuta, possiamo dire, a riscoprire il Dante nella quotidianità. Esatto, un'ultima informazione, dove sarà visibile prossimamente? Allora, per questa settimana alla biblioteca, alla libreria Segnalibro di Magenta via Roma, e poi tutti i giorni, se volete seguirci, sulle pagine Librando e Bevendo e Rosso Magenta, e noi andremo avanti a pubblicare questo e altre notizie riferite alla commedia e a Dante. Bene, grazie mille, grazie, buona serata. Ciao.